universitari di Siena e di Pisa che partirono per una delle più tremende battaglie della prima guerra di indipendenza, lasciarono gli studi, lasciarono le famiglie per combattere le truppe austriache a Puntatone e a Montanara. Siamo nel 28 e 29 maggio del 1848. Di quei 300 partiti ne tornarono molto pochi, ma da allora questo canto ha accompagnato sempre le truppe italiane che partivano per il fronte ed esprime, insieme al dolore per la partenza e per il distacco dei giovani amanti, la forza però grande che suscitava l'amore per la Fratelli d'Italia, prima meglio che di mamma.
Thank you.